vanno copa la vegni pivenza. Ma ne piace un si vedi Africa don tenereo. Cauda è il capoluogo dei Monti Nuva, la sede amministrativa delle zone controllate dall'SPLM Nord, il movimento di liberazione che si oppone al governo centrale di Khartoum, in Sudan. Il conflitto è scoppiato appena dopo le votazioni per l'elezione del governatore, nel giugno del 2011, quando la commissione elettorale assegnò la vittoria al candidato del partito del presidente Omar al-Bashir, scippandola, secondo l'SPLM Nord, ad Abdel Aziz Alilu, candidato del Movimento di Liberazione e Nuba. Cauda, al centro di un altopiano difeso ad alture, è una roccaforte. Non è mai caduta nelle mani dell'esercito governativo. La gente ci vive sicura, nonostante i bombardamenti frequenti, da cui ha imparato a difendersi costruendo piccole trincee vicino ad ogni casa e nei luoghi pubblici. Sono l'unico segno immediatamente visibile della guerra. In questo periodo, in cui le differenze religiose e culturali tra cristiani e musulmani vengono amplificate fino a farle diventare occasione di scontro, i Nuba dimostrano che la convivenza pacifica è possibile, come sottolinea Suleiman Jabuna Mohamed, vice governatore dei Monti Nuba, da quando la guerra con il governo di Khartoum è ripresa. Noi conviviamo pacificamente. Nella stessa famiglia puoi trovare il padre musulmano e la madre cristiana. Anche tra i figli, alcuni sono musulmani e altri cristiani. I musulmani vanno alla moschea tutti i giorni e i cristiani vanno in chiesa alla domenica. Nessuno chiede perché sei lì, perché stai facendo questo o quello. La religione non è un problema per i Nuba. Al contrario, è un grosso problema per il governo di Khartoum. Loro usano l'Islam come uno strumento di potere per dominare gli altri sudanesi. Nel 1992 hanno perfino dichiarato il jihad contro di noi. Da allora ci bombardano, ci attaccano via terra, cercano di colpirci con l'artiglieria pesante a lunga gittata. Per i Nuba, l'educazione è una precisa forma di resistenza. È il modo per affermare il diritto alla salvaguardia della propria diversità culturale e sociale e di fondare le radici del proprio futuro. Questa enfasi sul ruolo dell'educazione è certamente anche un'eredità lasciata dal leader della resistenza Nuba, Jusuf Kua. Ne visitiamo la tomba con padre Kizito, che è stato suo amico. Jusuf era un maestro di professione e gli piaceva fare il maestro. Poi si è impegnato in politica su richiesta della gente che gli era vicina e poi è stato costretto ad entrare nell'SPLA, mettersi con la resistenza armata contro il governo di Khartoum quando ha visto che non c'era altra possibilità. È un po' il simbolo della resistenza di questa gente. Questo è un popolo che da quando il Sudan è indipendente, cioè dal 1956, non ha mai veramente votato per eleggere i propri rappresentanti. Un popolo che non è mai riuscito ad affermare, avere i propri diritti civili fondamentali. Padre Kizito e l'organizzazione da lui fondata, Koinonia, hanno fatto molto per sostenere il diritto all'educazione dei Nuba. Ne è un esempio la scuola primaria di Kujur Shabia, che Koinonia ha finanziato e sostenuto dal 2002 al 2009.
siamo nella scuola più alta, questa è una località che è stata liberata agli inizi della presenza del movimento di liberazione sui Monti Nuba, non è stata mai ripresa dal governo proprio perché siamo alti e ben protetta dalle incursioni governative. La scuola ha diverse centinaia di studenti, stamattina ce n'erano circa 300, ma ce ne sono anche molti di più nel corso dell'anno. E dipende molto dalla situazione del momento. A causa del nuovo conflitto con il governo di Khartoum, tutto il sistema educativo dei Monti Nuba è in crisi, come ci dice Jamal Abdallah, funzionario del Dipartimento dell'Educazione. Jamal, che è stato anche direttore di una scuola primaria, si è diplomato nel centro di formazione per insegnanti dedicato a Yusuf Kua, a Ghidel, uno dei villaggi più importanti del territorio Nuba. Anche questo centro di formazione è stato voluto e sostenuto per diversi anni da Koinonia. La nostra priorità è l'educazione. I nostri bambini hanno interesse ad imparare. Abbiamo 165 scuole primarie con 55.000 scolari tra maschi e femmine e 3 scuole secondarie. Dobbiamo affrontare molte difficoltà. Non abbiamo abbastanza materiali come libri, quaderni e tutte le altre cose che servono nelle scuole. Abbiamo anche il grosso problema di formare gli insegnanti. Cerchiamo di preparare personale locale, almeno per insegnare nelle scuole primarie. In questa situazione di emergenza, il sistema scolastico si basa sul lavoro volontario degli insegnanti, parecchi dei quali, dopo essersi formati nei paesi vicini, tornano sui Monti Nuba per dare il proprio contributo all'educazione della loro gente. Crandall Osman Tutu è uno di questi. Dopo aver frequentato la scuola primaria a Sarbule, un'altra delle scuole sostenute nel passato da Koinonia, ha dovuto cercare rifugio nel campo di Kakuma, in Kenya, dove ha frequentato la scuola secondaria e ha lavorato come interprete per l'UNHCR, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati. È diventato insegnante per rispondere ad un bisogno della sua comunità. Nel 2013 sono tornato per la prima volta a visitare le montagne Nuba. Il primo giorno che sono arrivato, Ghidel è stata bombardata per tutta la giornata. Quando ho visitato le scuole, soprattutto quelle di Sarbule, il mio villaggio, ho visto che c'era tanto da fare. Così sono tornato in Sud Sudan, dove ho seguito per 2 anni i corsi per diventare insegnante, con lo scopo di ritornare a casa ed aiutare la mia gente. La vita nei Monti Nuba è difficile anche in settori diversi dalla scuola. Il dottor Tom Katina, americano, è l'unico medico rimasto nelle zone controllate dall'SPLM Nord, così come l'ospedale di Ghidel, dove lavora, è l'unico ancora funzionante. Quasi solo dalla sua dedizione dipende l'assistenza sanitaria a oltre 1 milione di persone, costantemente minacciate anche da bombardamenti indiscriminati. Abbiamo un programma che ci permette di sostenere 7 cliniche. Prima c'erano molte cliniche, ma sostenerle tutte era impossibile. Senza l'apertura di corridoi umanitari non potevano essere rifornite dei medicinali necessari. I corridoi umanitari potrebbero aiutare moltissimo per la fornitura di medicinali, vaccini e cibo. Questo permetterebbe alla gente di vivere qui. Invece, ora, 70.000 persone sono a Ida. Ce ne sono altre 24.000 nel campo di Ajuntok. Molti sono scappati in Kenya, Uganda, Sud Sudan. Molte migliaia sono sfollate all'interno delle montagne Nuba. Sono qui, ma non nei loro villaggi. Stanno nelle grotte, sulle colline. L'ospedale è stato bombardato nel maggio del 2014.
La prima bomba è caduta proprio qui dietro. Tutti hanno cominciato a gridare. Tutti i pazienti sono scappati all'aperto. Qui attorno ci sono alcune trincee e tutti si sono precipitati lì dentro. Altri correvano. La gente era nel panico. Il giorno dopo hanno bombardato la scuola primaria qui vicino. 6 bombe. La prima è caduta proprio fuori dal cancello. Il giorno seguente sono tornati a bombardare Kauda. 2 bombardieri hanno sganciato 56 bombe. Il bombardamento è durato tutto il giorno. Un altro americano ha deciso di fermarsi sui Monti Nuba nonostante la guerra, è Ryan Boyette. Lavorava per un'organizzazione non governativa allo scoppio del conflitto. Ha pensato che fosse importante tenere aperta una finestra informativa per evitare il completo isolamento della zona e il completo silenzio su un conflitto locale, difficile da comunicare ad un pubblico di non specialisti. Ho deciso di iniziare il Nuba Reports, che è un'organizzazione che si occupa di informazione, soprattutto attraverso video. È molto difficile per i giornalisti venire qui. È molto difficile per i media internazionali raggiungere questo posto, perché è molto complicato dal punto di vista logistico. È anche complicato comunicare alla gente il conflitto sudanese. Per questo ci focalizziamo su alcuni problemi umanitari e sulle violazioni dei diritti umani che si verificano qui. Uno dei problemi maggiori adesso è quello dell'accesso per gli aiuti umanitari. C'è una legge che dice che la popolazione civile, durante un conflitto, ne ha diritto. Ma il governo sudanese non permette che gli aiuti passino al confine. Vogliono che passino soltanto attraverso le sue mani. Ma c'è un problema. Qui le atrocità vengono commesse dal governo stesso. Dunque è molto difficile per la gente fidarsi degli aiuti che vengono dalle sue mani. Il desiderio di educazione è una parte della cultura Nuba. Ci sono molte scuole che funzionano in questa zona, ma non hanno nessun sostegno. Se le cose continuano in questo modo, ci saranno generazioni di ragazzi che cresceranno senza istruzione. E questo provocherà nuovi conflitti nel futuro. Perché nel paese ci saranno persone che si sentiranno cittadini di seconda classe. Perciò credo che sia importante che l'educazione sia considerata come un aiuto da dare anche durante l'emergenza. Ryan sottolinea l'importanza di investire sull'educazione per una futura convivenza pacifica di tutti i cittadini del Sudan e la sua analisi è convincente. È dunque sorprendente scoprire che ad Ida, in un campo profughi che ospita circa 70.000 persone appena oltre il confine sudanese, in territorio sud-sudanese, l'UNHCR non finanzia il servizio scolastico. Nonostante il campo esista da 4 anni, viene ancora considerato campo di transito, dove si danno solo i servizi di base. Hanno creato loro le infrastrutture che sono state negate dalle Nazioni Unite, quindi per esempio hanno creato le scuole, ci sono 8 scuole elementari, tutte gestite dagli stessi profughi, dove gli insegnanti sono tutti volontari e dove ci sono oltre 13.000 bambini. Probabilmente ci sono altrettanti bambini che non frequentano la scuola in questo campo. C'è questa volontà dei Nuba di restare indipendente, anche seppur profughi, di stare in piedi con le proprie forze. Qui arrivano pochissimi aiuti, c'è qualche organizzazione umanitaria che ha fatto questi punti d'acqua distribuiti attraverso tutto il campo, ma aiuti alimentari, aiuti medicinali, aiuti per l'educazione, ne arrivano pochissimi, arriva poco o niente. Questa è la situazione al momento. L'educazione è dunque fornita dalle organizzazioni Nuba anche nel campo profughi.
Anche qui la situazione è molto critica, nonostante la dedizione degli insegnanti, tutti volontari. Aida, coinonia, con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana, sostiene una scuola, la Vision Secondary School, che funziona ormai da 3 anni ed è frequentata da oltre 300 ragazzi. Gamal è uno degli studenti. Durante la festa per la chiusura delle lezioni è stato premiato, insieme ad altri, per gli ottimi risultati ottenuti. Molti studenti sono venuti qui perché c'erano bombardamenti nella loro zona, ma io no. Sono venuto qui per studiare. La scuola è buona, ma ci sono alcuni problemi. Non abbiamo abbastanza libri. Per esempio, in una classe ci possono essere 2 libri e 60 studenti. Siamo seduti sui tronchi, dunque è impossibile stare seduti molte ore. Non abbiamo la luce qui a scuola. Mi piacerebbe diventare un medico, perché qui tutte le volte che scoppia una malattia la gente muore. Se potrò studiare, contribuirò a migliorare le condizioni di vita. Solo alla Vision Secondary School gli insegnanti sono professionisti, vengono dal Kenya. Questo garantisce la qualità dell'insegnamento. Il loro impegno è sostenere i progetti dei ragazzi per il futuro, come sottolinea Frederick Cagnona, insegnante di scienze. Penso che avremo medici e infermieri, farmacisti, agronomi, veterinari e avremo anche insegnanti che potranno insegnare, perché noi non saremo qui per sempre e dunque li dobbiamo preparare a formare le loro generazioni future. Per Ezechiel Missiani, il direttore della scuola, è chiaro che il futuro dei Nuba in un Sudan finalmente in pace dipende anche dal lavoro suo e dei suoi insegnanti. Sono 2 le cose principali che facciamo qui. Una è l'istruzione, l'altra il sostegno psicologico. È importante che ritornino a sentirsi bene, a sentirsi amati e parte della comunità che si cura di loro. Ho imparato ad apprezzare la loro resistenza e la loro determinazione. Stanno davvero lavorando in modo positivo e hanno la voglia di imparare sempre di più, anche se abbiamo limitazioni nel rifornimento di libri e di altri testi di lettura. Prendono molto seriamente le piccole opportunità che hanno. Questi sono i futuri leader dei Nuba. Hanno questo spirito. E noi cerchiamo di formarli sia dal punto di vista sociale che politico, economico e spirituale, in modo che possano essere persone complete, che possano essere autorevoli, pronti a ricevere il mandato di essere leader nella loro comunità, nel futuro Sudan. Enormi sono i problemi per garantire l'educazione ai ragazzi Nuba. Abbiamo visto classi che studiano all'aperto, aule dove non ci sono neppure gli sgabelli. I ragazzi non hanno quaderni su cui scrivere, né libri su cui studiare. Non tutti gli insegnanti hanno lavagne, eppure discutono di metodologie didattica, sostengono l'importanza di un approccio olistico nell'educazione dei giovani e degli esperimenti pratici per permettere a tutti di capire. La determinazione a superare con impegno le difficoltà è evidente, così come la volontà di aprirsi al mondo esterno superando le difficoltà che pone la vita in una zona chiusa dal fronte di guerra o in un campo profughi. Ne è un esempio la celebrazione del Giorno Internazionale dei Diritti Umani. Anche per i ragazzi di Ida è un'occasione di riflessione e di festa, come in molte altre scuole nel mondo. Thank you.